Ecco, cominciamo questa breve meditazione con una parola presa dal Vangelo di Giovanni come segno della croce. La facciamo come segno della croce perché si distenda sulla nostra persona di più questa realtà dell'amore di Dio, questa presenza di Dio, della sua pace. Io vi precedo, voi ripetete dopo di me. Dio Padre mi ha tanto amato Dio Padre mi ha tanto amato da dare il suo unico figlio, da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. ma abbia la vita eterna. Ecco di nuovo tutta la preghiera. Dio Padre mi ha tanto amato da dare il suo unico figlio, da dare il suo unico figlio, perché chi crede in lui non muoia, perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita ma eterna. abbia la vita eterna. Questa è una parola bellissima detta da Gesù a Nicodemo e registrata nel Vangelo di Giovanni 3,16. Stamattina vi invito a meditare un po' sulla grazia speciale di oggi, in cui si celebra la memoria di San Pio da Pietralcina, questo santo così popolare, così vicino a tanti, così operatore di prodigi, di miracoli, soprattutto anche un santo che tanto ha sofferto per amore del Signore e anche ha fatto tanto bene a tanta gente. Ecco. Nella messa di oggi, che è la sua messa creata apposta per questa celebrazione, c'è questa richiesta alla fine della preghiera iniziale, detta colletta. Fa, Signore, che uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Diciamo una volta, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Di nuovo, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere alla gloria della risurrezione. Ecco, la cosa più bella di questa meditazione, di questa grazia, è di capire che tutto nella nostra vita può diventare una esperienza di Gesù, sempre più profonda. Proprio nel Vangelo di oggi, penso che sia una coincidenza provvidenziale perché non si sapeva che sarebbe coinciso con la memoria di San Pio, c'è proprio l'annuncio di Gesù che è proclamato Cristo da Pietro e poi lui dice che dovrà soffrire molto, essere messo a morte e risorgere. C'è proprio il senso di questa preghiera che abbiamo fatto adesso, cioè partecipare alla passione e morte di Gesù e alla risurrezione. Da questo viene il senso più profondo di tanti eventi della nostra vita. I dolori della nostra vita non sono solo un fatto fisico, storico, familiare, eccetera. Sono l'occasione che Dio ci dà per andare avanti verso la passione di Gesù. Capire l'amore di Gesù crocifisso per noi e condividere qualche cosa, una goccia nel mare delle sofferenze del Figlio di Dio. Quindi non sono più una cosa così negativa che poteva addirittura allontanarci da Dio. Se il Signore non fosse intervenuto, il male ci avrebbe portato a non credere in Dio, addirittura a bestemmiarlo. Mentre dopo che il Signore è venuto, che ci dà il suo Spirito, ci dà il Vangelo, eccetera, anche queste esperienze negative, perfino la morte, perfino i peccati dopo il pentimento, sono una strada per partecipare di più alla passione del Signore. E non solo questo, il positivo che c'è nella nostra vita, quello che noi chiamiamo positivo umanamente, cioè i momenti di gioia, di serenità, di speranza, di comunione tra di noi, quello che a noi già appare positivo, anch'esso è una occasione di sperimentare di più la risurrezione di Gesù, è un anticipo di quella vita piena a cui Dio ci prepara, quindi tutto nella nostra vita.
tutto, le gioie e i dolori, la solitudine e la comunione, quando stiamo bene fisicamente e quando stiamo male, tutto rientra in questa ascesa verso Gesù, in questa partecipazione più profonda del mistero di Cristo nella nostra vita, ed è una cosa bellissima. Man mano che andiamo così, la nostra vita fiorisce, la pace cresce e usciamo dal mondo. Il mondo, che è quella realtà che non ha una presenza forte e accettata di Gesù, è una fonte di inquietudine e anche di oppressione. Quando la presenza di Gesù in noi cresce, attraverso le esperienze sia di gioia che di dolore della vita, noi usciamo dal mondo, anche se fisicamente restiamo qua, ed entriamo nel regno di Dio, in questa situazione interiore così bella, che non solo ci conserva la pace in mezzo alle tempeste della storia, bensì anticipa già in noi quella realtà ultima, bellissima, che avremo oltre la morte con Dio e che già San Pio da Pietralcina sta godendo. Voglio ricordare un episodio, perché so che ci sono molti devoti di San Pio, e qui anche chi ascolta, una parola che mi ha tanto colpito di lui, che aveva una grande confidenza con Gesù. I santi proprio a volte sembrano proprio degli amici, dei fratelli, che anche hanno il coraggio quasi di litigare, se si può dire così, cioè di questionare in un modo molto libero. Una volta in una preghiera San Pio ha detto al Signore: Signore, tu tra poco, lui sentiva che moriva, tra poco mi chiami a te, no? Va bene, io vengo, però non entrerò in paradiso finché l'ultimo dei miei figli non sia entrato. Cioè, io resterò alla porta del paradiso ad aspettare, a chiamare i miei figli. Quando l'ultimo entra, entro anch'io. È un modo così un po' semplice, un po', come si dice, non dico infantile, ma insomma un po' così, perché non si può imporre a Dio una cosa del genere. Però si vede come lui aveva confidenza col Signore e come ci teneva che i suoi figli spirituali, numerosissimi, si salvassero. Ed era pronto a fare di tutto, anche a posticipare la gioia del paradiso per sé, purché i suoi figli potessero entrare. Adesso vi benedico tanto, anche vi incoraggio di conoscere sempre di più la vita di Padre Pio, perché il Signore ci farà grandi grazie. Poi anche chiedere nuovi apostoli come lui, perché il mondo si rinnova quando sorgono questi giganti della santità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti ringrazio, Signore, che concedi questo nuovo giorno di vita, questi tuoi figli sulla terra, perché possono crescere nel tuo amore, nell'esperienza della comunione con te, sia nei giorni di dolore che nei giorni di gaudio. E per intercessione di San Pio da Pietralcina li benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.